Oh, benvenuti tutti a Locus Sebastian, la notte di Pasqua. Siamo domani è Pasqua, cambia anche l'orario, queste cose qui. Se all'orario non frega nulla a nessuno, se uno non lavora, nel senso, se uno non lavora, chi gliene frega, insomma, si alzeranno dopo un'ora prima. Il problema è che chi lavora, insomma, se si deve alzare alle 6 diventa alle 5, insomma, diventa tanta roba. Quindi ci vuole come minimo una settimana per abituarsi, naturalmente. È solo una rottura di coglioni che giustamente questo stato già siamo pieni di rottura di scatole, ci manca solo il cambio dell'ora, tanto per così per farci passare allegramente qualche cosa. Certo, vuoi dire, se io non faccio un tubo dalla mattina alla sera, che me ne frega, ma alzo alle 8 alle 9 non me ne frega niente, è ovvio che rompe i coglioni a chi si deve alzare alle 5 alle 6 del mattino, perché se uno si alza alle 5 diventa alle 4. Poi vaglielo a spiegare che sì, però dipende l'ora solare, l'ora bimischerale, eccetera, eccetera. Va bene. Ce ne faremo una ragione, come ce la siamo sempre fatta. Naturalmente, io queste cose le farei d'estate, ad agosto, 15 agosto, non frega, ci va nessuno, tutti in vacanza. Oh, ma di che parliamo stasera? Di Diabolik, il terribile Diabolik, è uscito un po' prima della fine dell'anno, è uscito Diabolik, di Landog. Ho preso anche questo Zagor che era ambientato nell'antica Grecia, almeno mi sembrava di mostri dell'antica Grecia. I disegni non mi piacciono molto, però la storia un po' mi attirava, nel senso mi attirava questo Zagor, il creatore dei mostri mi attirava un po'. E poi cosa ho preso? C'ho sempre Biancaneve, Sette Nani, ma i Sette Nani non li ho presi, erano troppi, non sapevo dove mettere tutti questi nani. Ho preso i Sette Re di Roma, che insomma sono sempre. Sono più grandi, ma poi sono più decorativi da mettere nel giardino, sette nani, insomma, sono un po' banali e niente, siamo nel delirio. Siete bianchi per la risurrezione. Momento. Tra l'altro, vabbè, cioè, nel senso, ieri ho detto che Piero della Francesca, secondo me, è uno dei massimi, dei più grandi pittori di tutti i tempi, ma per il semplice fatto che lui dipinge la realtà oggettiva delle cose, cioè non dipinge ciò che lui pensa che sia la realtà, ma dipinge oggettivamente la realtà. E pochi pittori, penso solo a Van Eyck, penso lui e Van Eyck non aveva la prospettiva, anche l'invenzione della prospettiva è un bel problema. Poi verrà quasi, cioè a un certo punto viene, c'è l'entusiasmo per la scoperta. Ho visto alcuni video su YouTube, qualcuno attribuisce a Piera Francesca. No, Piera Francesca scrive De Perspectiva Pingendi. L'Alberti la pubblicizza nel suo De Architettura, mi sembra, non so com'era. Ma dalle notizie che abbiamo, le prime due tavole in prospettiva le avrebbe fatte il Brunelleschi e rappresentavano, mi sembra, uno il Battistero e uno il Duomo di Firenze. Fatte in prospettiva addirittura al posto del cielo con uno specchio, questo narrano le fonti, però di queste due prime pitture in prospettiva, secondo lo schema della prospettiva, di Perspectiva Pingendi di Piero Francesco, non è un trattato di pittura, è un trattato di proiezione ortogonale, insomma di proiezione geometrica, quindi si tratta di rappresentare su un piano ovviamente una superficie complessa. Quindi il punto di fuga, eccetera, eccetera, ma questa è una storia un po' complicata. Quindi, in realtà, Piero Francesca non di tutto parla tranne in realtà di pittura, anche se poi è stato uno dei primi a usare la pittura a olio. Quindi, c'è un bell'incrocio, insomma. Secondo me, lì si raggiunge dei livelli di arte tale che poi non sono neanche ovviamente Michelangelo e Leonardo non hanno raggiunto quei livelli. Sembra strano, ma è così. Ma questa è un'altra storia, direbbe Jack Rondo. Torniamo a Diabolik, che comunque ha disegnato bene. L'ha disegnato Piera Francesca. Vera. Vera è la donna protagonista di questo crimine, disegnata da Buffani. L'uomo che non c'era, l'uomo che non doveva esistere, l'uomo che appare e scompare. Scusate, un po' di tosse. Faccio sempre fatica. Il giorno sto anche abbastanza bene, poi di notte, quando stai sdraiato, e va bene, e siccome ora dovrei andare alla messa di mezzanotte, e quindi faccio il video subito prima della messa,
No, bella storia. Bella storia. Disegni. Scusate, faccio i crediti. Dovrebbe uscire Diabolik, l'inafferrabile criminale, il remake. Variant cover di Giuseppe Palumbo. Palumbo che da Frigidaire è finita a Diabolik. Ah, solo per i nostri abbonati. Io non sono abbonato. Scusate, momento della teasing, teasing, eccetera, eccetera. Muoio disperato, tipo opera Puccini, Verdi, questa cosa qui. No, vabbè, questo non mi interessa. Cioè, non mi interessa, non me lo danno, faccio finta che non mi interessi. Ah, no, stavo cercando i crediti, poi ho visto la pubblicità. Dal 1º maggio la Confraternita. Ah, cinque compagni si sono uniti. Ma questo è il numero prossimo. Sparsa per quella compongono la Confraternita, sparsa per il mondo, formata da persone potenti e soprattutto spropositamente ricche. A me non mi pagherà manco per. No, vediamo i crediti. Questo numero che sono di soggetto di Gomboli e Pasini, da un'idea di Tito Pistoia, non lo so, sceneggiatura Lotti Mainardi, disegni Erretini Bonetti, lettere in inventario Bologna, inventario Bologna, e Vasco è sparito, Vasco, siamo Vasco, c'è Erretini Bologna, copertina Buffagni, secondo me comunque tra Buffagni e Palumbo, io preferisco Buffagni, anche se Palumbo lo conosco da tempi immemorabili, perché lo conosco agli anni, cioè lo conosco, parola grossa, ma lo conosco fumettisticamente, credo di essere uno dei pochi a ricordarsi del suo ramarro su Frigidaire, insomma, che comunque si aveva questo stile qui. Poi alla fine, dal punto di vista stilistico, lasciando perdere il personaggio che è totalmente diverso, però non è cambiato più di tanto. I disegni in questo caso sono di Bonetti, disegno molto realistico, non c'è molto da dire. Secondo me, in parte, c'è un disegno un po' freddo, ecco, se dire, frisco frisco, cioè la perfezione, se, cioè, per esempio, se prendo Piera Francesca, lui non è, lui, cioè, lui non, lavorava senza fotografie, ovviamente, no? Se prendete, questo è il ritratto di Sigismondo Malatesta, sul becco. Cioè, non è che lui è partito da una fotografia, no, è partito dalla testa di Sigismondo. Anzi, vabbè, questo è Federico, vabbè, non becco niente, questo è Federico. Molto Federico. Cioè, lui non c'ha una fotografia, quindi rappresenta oggettivamente la realtà, così come era. Cioè, voi vedete la realtà del 400 così com'era, esattamente, non come la vede Piero Francesco, ma così com'era. Difficile da spiegare questa cosa dell'arte oggettiva. È ovvio che con questo tipo di arte non piaccia, non, cioè, la gente preferirà Leonardo, ma non è un caso, perché se prendiamo anche Sigismondo Malatesta, è un'arte oggettiva che obbedisce a delle regole geometriche, matematiche precise, pur essendo la capoccia dell'uomo. Mentre qui, ora naturalmente paragonare, ora certamente io Bonetti a Piera Francesca, però Bonetti è un po', sembra un po' la scopiazzatura, come fanno tanti, insomma, delle fotografie tradotte in disegno, che insomma va bene, ma fino a un certo punto, perché questo crea un senso di freddezza. Cioè, se guardate il quadro di Piera Francesca, non c'è freddezza, anzi, il quadro è caldo, pur essendo freddo, un freddo caldo. Piera Francesca fa delle opere di una freddezza assoluta, ma che emanano calore. Queste non emanano calore perché ovviamente è bravo, ma manca la scintilla di ghiaccio. Cioè, Piera Francesca, quindi, ovviamente, mentre Diabolik è vacante, questo bel affrontamento è bello, perché Diabolik ovviamente non può essere realistico, perché uno va in giro vestito con una calzamaglia che gli piglia le labbra, non so che calzamaglia sia, cioè, appiccicata ai denti, insomma, è ovvio che. Vedete che Diabolik è meno realistico, ci piace di più dei volti realistici dei comprimari, che sono ovviamente comprimari, ma ste capocce
molto foto bello, comunque belli anche i salti di scena, ovviamente di salto, di movimento. Il tentativo è di rubare la solita collana di diamanti, ma la storia è una storia di coppia, di fedeltà. Ora non faccio spoiler: sono due coniugi che lavorano per la malavita e uno dei due tradirà l'altro. Non vi dico chi, ovviamente, se no vi faccio spoiler. Però è una storia di rapporti umani, ecco, più che diaboliche. Sì, diaboliche è in questo caso il Deus Ex Machina. Questo video sarà breve perché sennò vi faccio spoiler e sarebbe brutto farvi spoiler. Però è una storia che va letta. Perché è ovvio che quando tu vivi con tanti anni con una persona, è ovvio, mazza i capelli, ti fidi di lei. E la fiducia, e poi quando scopri che questa persona ti ha tradito, naturalmente c'è la coppia esemplare che è diaboliche e vacante, che sono tipo Adamo ed Eva prima del peccato, e poi quelli più sfigati dove la moglie o il marito o la moglie tradiscono, eccetera, eccetera, e si ingannano a vicenda, eccetera, eccetera. Quindi è una storia di inganni, di trappole, di sottintesi, in cui Diabolik poi in realtà ha un ruolo un po' Deus Ex Machina. Insomma, solito cose, è anche ovvio che il rapporto da questi due tagliatori di pietre, che insomma hanno un rapporto apparentemente idillico, ma poi come tutti noi abbiamo degli scheletri nell'armadio. Io non ho un armadio, qui c'è pieno di scheletri, ma mi sembra libri, ma poi apro c'è scheletri. I miei scheletri sono i miei fantasmi. Sogno continuamente i miei fantasmi. Ho fatto un sogno intrappolato in una vignetta di fumetto, proprio la vignetta intrappolata, era un personaggio fumetto che volevo uscire fuori, mi ricordava i Tech Dead, era una cosa che erano gli anni 80, eccetera, eccetera. Vabbè, ma i miei fantasmi non, però io non ho mai fatto male a nessuno, ecco, non volontariamente almeno credo, nel senso che boh, di persone che possono, ho fatto sempre male a me stesso. Me stesso sono, e diceva, avrebbe detto Terenzio, autontimo rumenos, il punitore di se stesso, però agli altri, penso. Anzi, penso che molte persone, non dico si siano approfittate di me, ma sì. Ma non perché, ma non me ne importa nulla, non ho vocazione, non attribuisco grande importanza a questa vita. Cioè, il problema di molte persone è che attribuiscono molta importanza a quello che otterranno in questa vita. Io no, non ne attribuisco poi troppa, quindi no. Cioè, anche questo, cioè, quando mi sento male, penso sempre potrei morire da un giorno all'altro. Ovviamente no, non morirò, però voglio dire, c'è sempre questa ipotesi, no? Allora perché mi devo affannare a faticare, insomma? Un po' una mentalità romanesca, da romano, tanto sa da morì, ma che ci frega, ma che ci importa se no? Abbacchio con capponi, il pollo senza, c'è un po' questa filosofia un po' mediterranea, oziosa, non fancazzista anche, amore. E quindi non riesco, cioè l'unica cosa in cui mi impegno veramente è il miglioramento di me stesso, ma non lo faccio per avere un successo, cioè, di pubblico o di denaro, cioè il mio miglioramento di me stesso è per raggiungere un livello superiore di me stesso, cioè per raggiungere un me stesso superiore. Questa è l'unica cosa che mi interessa, tutto il resto non me ne frega niente. Cioè, se domani mi spediscono 10 2 valigette piene di dollari, sì, sono contento, nel senso che vado a comprare un po' di fumetti. Però non mi risolvono la vita, non, la vera vita. Quindi a volte mi sono tormentato molto con me stesso, sono stato molto. Io l'unica crudeltà che ho inflitto è a me stesso, le cattiverie non sono fatte da me. Quando morirò, se si parla di resurrezione, andrò da Gesù e dirò: Gesù, Dio, voi potete crederci o non credere, insomma, chiunque ci sia, Rama, se siamo indiani, Dio dei morti, ma no, Mara è il Dio dell'amore. Dirò: ma io parte, fatto solo male a me stesso, basta. Non c'è nessuno che possa dire di aver avuto, sì, può darsi che qualcuno scappi fuori, ma in realtà anche i miei parenti, tutti, sono, quindi sono molto tranquillo, ecco. No, dicendo tutto questo, a questo momento ovviamente
Quindi queste persone di questo fumetto hanno i loro scheletri negli armadi, di solito persone che sono state usate e poi buttate. A me non mi interessa, cioè, veramente, io non ho sempre fatto il bene per il mio piacere, perché ritenevo fosse la cosa giusta, però ci sono persone che utilizzano gli altri, come vedete in questo fumetto, per il loro, per avere uno scopo, che può essere il denaro, la gioia, il sesso, la felicità. Io penso che fra 1 miliardo d'anni saremo tutti all'albero di pinsuti. Non mi appassiona l'idea di essere. Cioè, quando vedo Piera Francesca, faccio vedere gli angeli di Piera Francesca. Gli angeli di Piera Francesca. Gli angeli. Questo volto mi ha sempre turbato. Questo è un angelo dipinto da Piera Francesca. Guardate lo sguardo quasi di una creatura aliena. Non ha sentimenti, sta lì con lo sguardo tipo la sfinge. Cioè. E allora quando ti vedi osservato da questi angeli e capisci che sono creature superiori all'uomo, non perché hanno le ali, cioè Piera Francesca non dipinge gli angeli perché hanno le ali, dipinge gli angeli perché sono esseri superiori e di qui lo capisci che sono esseri superiori. Questo è un essere con una consapevolezza cosmica superiore. E allora di fronte a lui che te frega, che gli dici? C'ho 5 milioni di euro, cioè, a volte, vabbè, quando sei su YouTube capita, a volte no. Quello che diceva, io vado nel ristorante, cioè, vabbè, un ragazzo leggermente sovrappeso diceva, vado nei ristoranti stellati, ma chi se ne frega, io mangio pane e mortadella, ma non è quello. Non è quello che ti salverà l'anima. Sì, io sono poraccio, queste persone mi potrebbero dire che hanno la Lamborghini, che hanno la Faiga. Hanno quella cosa lì. Dice te rosichi, non c'è niente. No, non rosico, ma questo non ci arriveranno mai, che io non rosico, perché per invidiare qualcuno, io posso invidiare questa creatura. Ma non voi, non vi invidio a voi, perché la Lamborghini è una macchina. Io dovrei trovare un buon meccanico, ma che mi ripari la mia anima. Questo, l'unica cosa che vorrei è un buon meccanico per riparare la mia anima. Questo è in diabolico, ovviamente ci sono tante macchine rotte che ritengono appunto il senso di questo fumetto, non credo, non so se è che le persone. E a questo punto diabolico è colui che rivelerà a qualcuno, insomma, la verità. Come una sorta di angelo dal cielo che scende e rivela la verità. Non posso andare avanti nel fumetto, se no vi faccio spoiler. Forse domani facciamo. Mi piace questa cosa del Minotauro. I disegni ci sarà da dire, però non ho ancora letto questa storia. Però mi piaceva questi disegni. Mi ricorda Guerra di Titani, quei film anni 60, 70, vabbè. Minotauri, mostri, eccetera, eccetera. E va. Vabbè, leggerò questo, vediamo un po' come. Quel testo di chi è? Comunque mi è costato 7,90 euro. Mi è sparito Dago cartonato. Ho trovato una ristampa di vari Dago. Do questa notizia di Daghi mensili. Non lo so che dirvi. Andremo avanti un po', io vado avanti sempre un po' alla giornata perché, ripeto, nessuno di noi può ipotecare neanche il giorno dopo, ma sul tempo, lo spazio ci sarebbero da dire infinite cose. Volevo fare un video sull'antisemitismo contro Mapione di Giuseppe Flavio, del primo libro contro l'antisemitismo, non c'entra nulla ai cristiani, tra l'altro, perché l'antisemitismo viene identificato col cristianesimo, ma non è. Se essenzialmente quello. Comunque ne riparleremo domani.